Potrei quasi dire che non è un salone dell'auto che si rispetti senza un'anteprima Ferrari di peso. Quelle che vedete alle mie spalle sono le nuovissime Ferrari SP2 e SP1 Monza. Si tratta di versioni esclusive dedicate a pochi, selezionatissimi, fortunatissimi e facoltosissimi clienti. Sono delle versioni denominate icona della nuova linea icona, voluta fortemente da Sergio Marchionne e ricordato proprio dal presidente Ferrari John Elkann e dall'amministratore delegato Luca Milleri, succeduto appunto a Marchionne in occasione del 17 di settembre, giorno in cui sono state presentate queste due barchette quasi da competizione. Christian in questo momento vi sta inquadrando la Ferrari Monza SP2. Si tratta di una vettura destinata ad occupare due persone, come potete vedere tranquillamente da soli, con una primissima particolarità. Vedete il volante e il cruscotto sono parte di una strumentazione chiamata windscreen, che va di fatto a isolare e ad eliminare i flussi aerodinamici senza far sì che arrivino direttamente al guidatore. La base tecnica è quella della 812 Superfast che ha provato il nostro Marco Rocca, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che abbiamo un nuovissimo motore V12 aspirato da 6 litri e mezzo con una cavalleria portata a ben 810 cavalli. Le prestazioni ovviamente vanno di pari passo, accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi, 2 secondi e 9 per essere precisi, e una velocità massima ben superiore ai 300 km orari. Sta solamente a voi scegliere se puntare sulla SP2 Monza o sulla SP1 Monza. Si tratta di berline che si rifanno a delle autovetture storiche, ad esempio la 148, la primissima, no, pardon, scusate, la 166 mm del 1948, oppure la 750 e la 860 Monza degli anni che furono. Questa è una configurazione a praticamente monoposto con la fibra di carbonio che di fatto va a coprire quello che è lo spazio per il secondo occupante, quindi in pratica questa è l'auto che andrei a scegliere nel momento in cui dovessi aver litigato con la ragazza o con la moglie, o meglio ancora volessi godermi un po' la vita in solitudine in compagnia di un'auto veramente straordinaria. Però adesso voglio sapere cosa ne pensate voi di queste Ferrari SP1 e SP2 Monza. Scegliereste da due posti, monoposto? Io un'idea me la sono fatta, però voglio sapere la vostra, quindi fatemelo sapere nei commenti qui sotto a questo video, sulla nostra pagina di Facebook, Twitter, Instagram, su tutti i nostri canali social e ovviamente al sito internet Motorbox. Continuate a rimanere collegati con noi per tutte le ultime notizie in diretta qui dal Salone dell'Auto di Parigi 2018.